perché oggi è qui a manifestare? Perché al di là delle problematiche che ho affrontato, che sono un interesse enorme, il problema è che la pandemia ha esasperato una situazione scolastica che era già disastrosa. Anni e anni di tagli alla scuola, spacciati per dopo 15 anni di precariato, finalmente 7 anni fa sono entrata in ruolo, quindi mi sono vissuta un periodo di precariato molto lungo e con tutte le problematiche degli stipendi relativi ai precari che ogni anno rientrano con me, quindi io non ho grosse gratificazioni stipendiali. Io ho 87 euro in più a fine mese? Ma mi cambiano molto poco, ci pago la tessera, non manco la tessera dell'autobus per i miei figli che vanno a scuola, quindi tutto sommato non è quello io che chiedo in questo momento, chiedo un cambiamento sostanziale della scuola. Questo momento in cui i soldi ci sono, è possibile fare degli investimenti seri. Cominciamo a ridurre il numero di studenti per classe, avere un rapporto in modo tale che noi possiamo riuscire veramente a entrare all'interno dei problemi degli alunni, perché gli alunni sono realtà quotidiane che noi ci viviamo e sappiamo che sono i loro problemi. È solo diminuendo il rapporto di studenti, di docenti, studenti per classi, noi possiamo entrare veramente in una didattica che sia inclusiva, importante, culturale, perché sappiamo adesso, l'abbiamo visto con la pandemia, che la cultura è un fondamento dell'istruzione, perché chiaramente, lo sappiamo, la scienza è distaccata, vediamo che ci dice che non si vuole fare il vaccino perché non siamo capi, nella realtà è un problema. Lei è un insegnante, perché oggi è in piazza? Sono un insegnante, sono un docente di scuola secondaria, siamo qui tutti insieme per dire basta. Basta al fatto che si calpesti continuamente la nostra dignità. I nostri diritti sono stati calpestati per troppo tempo. Ci sono tante cose che non stanno andando. La scuola in tutti i tempi è stata sempre presente in questa pandemia. Abbiamo lavorato per i nostri ragazzi, abbiamo lavorato per i nostri figli, per il futuro del nostro paese, ma i nostri diritti davvero non sono ascoltati. Precari inascoltati, docenti di ruolo inascoltati, personale ATA inascoltato, nessuna richiesta fatta sempre con quello che abbiamo viene ascoltata. Precaria o un contratto? Una docente di ruolo da tanti anni.